nuova ricetta, ragazzi e ragazze. Oggi faremo un impasto, oppure lo potete servire anche a tavola mentre fate un pranzo o una cena. Faremo le girelle di pasta sfoglia. Le andiamo salate, ovviamente, non le facciamo dolci. Quindi lo potete usare come un antipasto, potete lo accompagnate con un secondo vicino a un secondo che state mangiando, così per stuzzicarci qualcosa in più, diciamo. Allora, per prima cosa andiamo a foderare le nostre griglia, perché andremo a cuocere girelle tagliate qua, quindi abbiamo bisogno della carta da forno. Ora la vado a prendere un attimo e andiamo a tagliare insieme la carta da forno, così vi faccio vedere come si fa. Ve l'ho già fatto vedere altre volte, però una volta in più non fa male. Guardiamo il diametro della nostra griglia, così siamo tranquilli di ritagliarla bene. Dobbiamo tagliarla in modo che copra sotto, solo sotto, quello in esubero lo andiamo a tagliare, quindi in questo caso tagliamo qua. Eccoci qua, queste sono sempre le famose forbici alimentari. Ora andiamo a togliere un paio di centimetri di qua, perché sennò mentre cuoce fa dar fastidio alle cose che noi andiamo a metterci dentro. Quindi questo purtroppo è in più. Eccoci qua. Questo è il fondo della nostra griglia. Siccome è tutta, vedete, arrotolata, la andiamo a rotolare al contrario, come se dovessimo creare i ventagli di quando andavamo a scuola. Con i fogli del quaderno andavamo a rotolare, se vi ricordate. Lo fate anche dall'altro senso, al contrario. E poi andate a mettere qua. Come vedete, la carta da forno sta molto più ferma di prima, confronto a prima, Ora la andiamo a mettere da parte e andiamo a preparare la nostra ricetta. Allora, per questa ricetta abbiamo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia, dell'edamer, che io ce l'ho qua, e dello speck. In questo caso io uso lo speck light. Poi abbiamo bisogno un pochino di latte per andare a spennellare. Vabbè, quello ve lo faccio poi vedere successivamente. Ora andiamo semplicemente ad aprire il nostro rotolo, che l'ho tenuto fuori da un paio di minuti. Lo andiamo a srotolare, come vedete si srotola proprio bene. Eccoci qua. Ecco qua. Potete anche riciclare questa carta forno, Io per comodità ho tagliato l'altra, questa me la conservo per un altro lavoretto. Eccoci qua. Ora andiamo semplicemente a riempirlo con la farcitura che mettiamo. Io in questo caso metto speck edamer. Voi potete scegliere quello che più gradite. Come sapete io adoro lo speck perché rende la affumicatura col gusto di che mi piace di più, altrimenti potete mettere la scamorza, quella affumicata, però la dovete tagliare sottile sottile, a fettine sottili, perché sennò troppo grosse non va bene la scamorza. Eccoci qua. Ora andiamo a mettere il nostro edamer. Eccoci qua. Io c'ho da riciclare questo formaggio, non sapendo come riciclarlo lo vado a riciclare in questa maniera. Riempiamo tutta la base della nostra pasta sfoglia. Ecco qua. Tagliamo pezzettini e riempiamo tutto il diametro della nostra pasta sfoglia. Come potete vedere abbiamo riempito con il formaggio. Dopo aver messo il formaggio andiamo a mettere il nostro speck e andiamo a riempire lo stesso diametro che abbiamo riempito per il formaggio, Vedete? In questa maniera.
qua non c'è bisogno di lasciare tanto bordo, non è importante, perché tanto poi dobbiamo andare a ritagliare a girella, abbiamo bisogno della farcitura da ambo le parti, non abbiamo bisogno di avere un bordo vuoto che a noi non interessa. In questa maniera andiamo a riempire tutto, vedete? Tutto in questa maniera. Ecco qua. Se voi non volete l'edamer, volete metterci un pochino di formaggio spalmabile, non ci ho pensato, ci avevo anche quello da metterci se volevo. Ho voluto consumare questo perché di solito non lo usiamo mai, questo confezionato. Lo prendo solo per fare alcune ricette. Siccome mi è rimasta una fettina, la vado ad aggiungere in vari punti dove ho i fori, vedete? Ecco qua. Ora nella parte più stretta, cioè questa, lo andiamo a arrotolare. Piano piano, lo prendete e lo arrotolate delicatamente, fate scorrere in questa maniera, bene a modo, lo avviciniamo a noi e cerchiamo di arrotolarlo bene, ecco qua. Premiamo nella parte finale, fare in modo che la sfoglia si vada ad attaccare all'altra sfoglia, cerchiamo di attaccarla. Questo c'ha milioni e milioni di varianti, io oggi lo faccio così. Prendiamo la nostra griglia e andiamo a prendere un coltello affilato. Qua ci serve un coltello che taglia bene, Se non avete un coltello che taglia bene, molto affilato, vi consiglio di metterlo in freezer per mezz'ora, poi dopo lo andate a tagliare. Io in questo caso ce l'ho, l'affilato, pure assai, è nuovo, quindi provo ad andarlo a tagliare. Dobbiamo fare spessore due dita circa, Il mio è affilato, non ho bisogno di andarlo a congelare. Come vedete, le girelle vengono bene con il coltello affilato, non ho bisogno di fare il passaggio del freezer. Se voi avete questo problema, facciamo circa la misura di due dita e andiamo a tagliare. Ecco qua, misura di due dita e andiamo a tagliare. Come vedete, se abbiamo un bel coltello affilato, non abbiamo la necessità di congelarlo, perché io poi ho il freezer imballato, come sanno le ragazze del gruppo, quindi non riuscirei, non potrei fare questa ricetta, perché avendo il freezer imballato non saprei come andarla a fare, non ho lo spazio per andarlo a inserire nel nostro freezer, quindi mi toccava rinunciarci e ho deciso di tentare insieme a voi di farlo con un coltello affilato, perché io ovviamente questa ricetta non l'ho mai fatta prima. E continuiamo così fino alla fine del nostro rotolo. Ecco qua, queste sono le nostre girelle. Andiamo a finire l'ultima fila e direi che ormai ci siamo. Qua ne faccio venire due, ecco qua, diamo la forma di una girella, ecco qua le nostre girelle, guardate mo che belle. Ora andiamo a prendere il pennellino, che io mi dimentico sempre di prenderlo, eccoci qua il pennellino. Con un pochino di latte andiamo a spennellare la nostra superficie, così, in questa maniera, una piccola spennellata sopra la superficie, nulla di che, andate a spennellare e spennelliamo tutte le nostre girelle, ok? Ormai ho finito. Eccoci qua, queste le andremo a cuocere nel piano centrale della nostra Gleisten Cubo Chef a 200 gradi
fino a che non vediamo che è tutto cotto, sopra e sotto. Sotto si dovrebbe cuocere, non abbiamo bisogno di girarle. Chi usa invece la friggitrice a forma di forno, tipo la Gourmet Max, la Princess, la Ariete, quella nuova, che c'è solo una resistenza, andate a cuocere piano basso. Così quando trovate cotto sopra, trovate dorato sotto. Lo facevo io con la Gourmet. Avanzate di andare a girare le pietanze, va bene? Ora io lo vado a inserire a 200 gradi. Vediamo i minuti, i tempi che mi servono, perché come vi ho detto non le ho mai fatte. Ci aggiorniamo appena è pronto. E in solo 8 minuti, piano centrale, le nostre girelle sono pronte. Guardate, ora vi faccio vedere anche sotto, che non abbiamo bisogno di andarla a girare. Come vedete sono dorate. Aspettate, perché se non vedete, c'è la doratura anche sotto, quindi noi andiamo semplicemente a preparare il nostro piatto e a fare il nostro piatto da portata da andare a servire. Le faccio un attimino intiepidire, perché prendere adesso abbiamo il formaggio sciolto, quindi bisogna fare un attimino raffreddare, intiepidire, che loro si rapprendono e riusciamo a manovrarle bene per metterle nel nostro piatto da portata. Quindi io vi lascio scritto sotto gli ingredienti, quelli che ho usato io, e i tempi di cottura. Vi lascio scritto i miei canali, mi raccomando iscrivetevi così non perdete i prossimi video. Vi lascio anche tutti gli altri canali, se avete bisogno di contattarmi per qualsiasi tipo di consiglio, io sono sempre a disposizione. Ovviamente appena un attimo di tempo rispondo a tutti, non riesco, a volte non riesco all'istante, dipende cosa sto facendo, se sto lavorando o se sto facendo altre cose. Quindi portate pazienza, perché siete abbastanza persone che scrivono, eh? Poi, niente, ci vediamo alla prossima ricetta, va bene? Ciao ragazzi!